Il professor Furini ci dimostrerà in maniera euclidea che il pallone era uscito dalla linea e quindi non era giocabile. Facciamo un fermo immagine, ci spieghi, allora, professore. Allora, a partire dal volume della sfera, gli dicevano a scuola, in Italia c'è il duce, c'è il re, 4 terzi pi greca R3. Bravo. Questo bravo. È il volume della sfera, 4 terzi. Sì, dica, pi professore. Pi greca chi è sta R3. R è il raggio della sfera. Pi greca, che dici? Procedi, Furini, procedi. Allora, Gigi, per quale motivo tu ci puoi dimostrare scientificamente che parla fuori? No, bisogna tornare indietro. Torniamo indietro. Abbiamo detto Furini. Torniamo indietro. Quanto raggio per raggio per 3,14. Quello è un'altra cosa. Ecco. Ma poi qui non Furini, si vede nessuna ombra. Ma quale ombra si vede? Che ma lascia stare l'ombra, dov'è? Devi fermare. Furini, ma se tu non ti... Devi fermare l'immagine quando lui tocca la palla con la testa. E allora devo andare avanti, non indietro. Andiamo avanti, va, che Furini non mi pare... avere le idee molto chiare. Quando dobbiamo fermare sto cavolo? Quando tocca la palla, Fabio, qui è lì. Fuori. Adesso, palla, ferma. Qui è già fuori. Lui è ferma. Lui ha tutti e due le gambe fuori dalla riga. No, Luigi, un piede sulla linea. Il giocatore è proteso verso il fuori. Verso dietro. Siccome il giocatore è alto 1,80, ecco, e quindi... la testa è protesa verso il l'esterno. Il diametro della testa? Quindi tu devi prendere la perpendicolare della testa del pallone e proiettarla per terra. Se il giocatore è proteso verso l'esterno. È proteso alto, all'indietro. Verso il campo. Il giocatore è proteso verso l'esterno. Il gabinetto d'astrofisica di Montemagno. Il giocatore è proteso verso l'esterno. Di Montemagno ha detto che è valido. Tu devi calcolare quant'è il raggio, quanto è piegato il giocatore. Il giocatore non è perpendicolare al campo in piedi, il giocatore è proteso verso l'esterno. Sì, ma non glielo devi spiegare. E quindi Ma non ho capito. Lui la mette all'indietro, ma Furini adesso con la birra, ci farà vedere. Possiamo guardare Furini che con la birra ci mostra in maniera scientifica e inoppugnabile. Questa è la birra, questo è il foglio, no, questo è il campo, la birra qua. Allora, così è perpendicolare. Ma se Romiglio fa questo gioco, fa così... Ecco, lui va a prendere la palla quando è fuori, perché Romiglio è alto 1,80. E il diametro cosa c'entra? C'entra perché... C'entra il diametro della palla, perché la regola dice che deve essere completamente superato la linea. La palla è 23 centimetri. Ma c'entra il diametro? Cosa c'entra il diametro? Con 1,80 per il diametro della palla, cosa c'entra? L'ipotenusa. Io speravo che mi dessi una... Poi fatto l'arbitro. Ma questo non sa... L'ipotenusa o il diametro? Allora, 1,80. Vedere quanto è proteso il giocatore. Ma il diametro è raggio, più è alto Romiglio, più va a prendere la palla. Noi dobbiamo, scusami, calcolare la protezione del giocatore fratto il diametro della palla moltiplicato per l'ipotenusa. Ma andate a fare la tirata, mi dessi una formula scientifica. È alto 1,72, non 1,80. Questo cambia tutto. 2 minuti di linea alla regia, grazie.